Allora, cominciamo con una definizione, che è proprio la definizione di elettronica come disciplina. Quindi è la disciplina che studia e utilizza, si dice meglio, sfrutta e sfrutta la conduzione elettrica nei materiali non metallici. Che vuol dire gas, vuoto, semiconduttori. Per applicazioni nel campo dell'ICT e anche degli azionamenti elettrici. Propriamente non si definiscono i citi. Allora, guardate un po' le parti importanti di questa definizione. Beh, è una disciplina che ha una parte di studio, una parte di sfruttamento per le applicazioni di, e l'oggetto, la conduzione elettrica. Quindi conduzione elettrica vuol dire lo spostamento di cariche elettriche in materiali non metallici. Questa è una qualificazione dell'ambito dell'elettronica piuttosto netto, perché tipicamente la conduzione elettrica dei metalli, nei metalli, è il dominio dell'elettrotecnica in generale. Quindi, per esempio, le reti di distribuzione dell'energia elettrica più tradizionali oppure motori elettrici più tradizionali non fanno parte strettamente del dominio dell'elettronica, perché sfruttano conduzione elettrica in conduttori metallici. In particolare l'elettronica si concentra sui materiali non metallici. Dal punto di vista storico questo voleva dire innanzitutto nel vuoto e nel gas, nelle cosiddette valvole che hanno formato gran parte dell'elettronica fino agli anni 50 del secolo scorso, e ecco, più o meno degli anni 50 del secolo scorso, nei semiconduttori, che sono il materiale principale con cui si realizzano i circuiti elettronici. Nei semiconduttori il materiale più conosciuto è ovviamente il silicio, ce ne sono anche altri e poi li vedremo insieme. Le applicazioni principali dell'elettronica sono nel campo cosiddetto dell'ICT. ICT, sapete, vuol dire Information and Communication Technologies, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In pratica vuol dire elaborazione di segnale o analogico o digitale.
ma anche negli azionamenti elettrici, perché ecco, il controllo di motori, il controllo di bracci meccanici, applicazioni più di potenza, di solito, specialmente negli ultimi anni, sfruttano in modo significativo sistemi elettronici. È una tendenza, diciamo, che anch'essa ha origine negli anni 50 ed è tutto quello che in generale si chiama elettronica di potenza. Allora, dopo questa piccola definizione, guardiamo un minimo di cronologia per aver presenti quali sono le tappe principali. Allora, beh, elettronica, voi sapete, tra il nome da elettrone, elettrone è un elemento, come una particella costitutiva dell'atomo, che è stata scoperta a fine 800, in particolare 1897, è la data della scoperta dell'elettrone. Era Sir Thomson, che prende in pratica per questa scoperta uno dei primi premi Nobel. Non mi ricordo esattamente quando hanno cominciato a dare i premi Nobel, se fine 800 o inizio 900, ma insomma più o meno Thomson è uno dei primi. Thomson era inglese al laboratorio Cavendish. Capisce, diciamo, che all'interno dell'atomo ci sono particelle di natura diversa, in particolare lui identifica l'elettrone, una particella piccola dotata di carica negativa. L'elettronica viene da elettrone perché essenzialmente diciamo, la corrente elettrica è nella grande maggioranza dei casi determinata dallo spostamento di elettroni in un materiale conduttore. Ok. Quell'elemento fondamentale, i primi dispositivi, cioè i primi componenti con i quali si può effettivamente far qualcosa, sono il diodo a vuoto e il triodo, quello che quando è stato proposto la prima volta si chiamava Audion. Vedete, molto a ridosso della scoperta dell'elettrone. In pratica, diodo a vuoto è stato inventato da John Fleming. Fleming era un americano, classico inventore di inizio secolo, cioè lui era un consulente di General Electric, che è la società fondata da Edison al tempo, e vedete in pratica il diodo a vuoto è una cosa che assomiglia molto a una lampadina. Vedete, la prima valvola. Le valvole erano essenzialmente tutte le valvole, quelle che in inglese si chiamano vacuum tube, sono essenzialmente delle lampadine, cioè delle ampolle di vetro con un gas inerte all'interno e degli elettrodi che vengono riscaldati. In particolare, nel diodo a vuoto c'è un filamento che viene riscaldato, il filamento ricorda molto quello della lampadina. Quando il filamento viene riscaldato, emette elettroni nel gas per quello che si chiama effetto termoionico. In pratica, diciamo, gli elettroni riescono ad avere l'energia sufficiente per liberarsi dal metallo, vanno nel vuoto. E nel diodo a vuoto è presente un altro elettrodo, un altro filamento che non è riscaldato, quindi non emette elettroni, ma che invece si carica a tensione positiva, quindi attira gli elettroni che sono
gas. Quindi di fatto abbiamo un flusso di elettroni che va dall'elettrodo riscaldato a quello non riscaldato, quindi la corrente, per il segno convenzionale la corrente, va nel verso opposto. Okay? E un diodo è un dispositivo che ha come caratteristica principale quella di far scorrere la corrente soltanto in una direzione. E in effetti gli elettroni possono andare dal filamento riscaldato all'altro carico positivamente, quindi la corrente può scorrere solo in verso opposto, ma chiaramente il flusso inverso non è possibile perché l'altro elettrodo non è riscaldato, okay? Quindi non emette elettroni. In realtà Fleming più o meno se ne accorge proprio così, cioè è un effetto che lui nota, in realtà non è solo lui che lo nota, perché lo notò anche Edison, ma in pratica non propose come utilizzarlo, che è un effetto collaterale del funzionamento delle lampadine a incandescenza. In pratica si accorsero che le lampadine a incandescenza da filamento emettono anche elettroni, non soltanto luce. Allora lui propose questo metodo abbastanza semplice di raccoglierlo per poi avere un dispositivo che fa passare la corrente soltanto in una direzione. E notate che effettivamente rispetto ai componenti che avete visto, per esempio elettrotecnica, che sono tutti lineari, no? La resistenza, una capacità, un'induttanza, fanno scorrere la corrente in tutte e due le direzioni, basta invertire i segni applicati ai due terminali. Nel diodo invece la caratteristica non è simmetrica. No? Applicando la tensione col segno giusto, per così dire, passa la corrente, nell'altro segno non passa nessuna corrente. Comunque Fleming appartiene a una generazione di inventori che, un po' alla Edison, quelli che inventano una cosa ogni mese di invenzione, credo che ce n'abbia più di un centinaio a suo nome, chiaramente questa è quella più conosciuta. Laudion è più o meno dello stesso periodo, un altro inventore molto prolifico di quegli anni, si chiama Lee De Forest, però in inglese. Allora Laudion è questo oggetto, vedete, un'altra valvola, che è caratterizzata dal fatto di avere tre terminali. Quindi c'è un elettrodo riscaldante, un altro elettrodo che raccoglie gli elettroni emessi nel vuoto e poi c'è un terzo elettrodo di controllo che, diciamo, controlla il flusso di corrente tra gli altri due. Laudion, già dal nome, in pratica è stato utilizzato sin da subito come amplificatore audio, quindi per il mercato, diciamo, discografico e quello delle radio. Il piccolo segnale captato oppure estratto da un disco in vinile che poi doveva essere amplificato e portato agli altoparlanti. È un mercato molto, molto forte negli anni, nell'inizio del Novecento. Voi pensate che, un po' appassionato di storia della musica di quegli anni, no? Cioè, la musica commerciale. In pratica quasi tutte le case discografiche al tempo vivevano vendendo le radio e vendendo quindi gli strumenti per suonare la musica, insomma, i giradischi. Quello era il business. Poi, siccome si vendevano giradischi, se si potevano dare anche dischi, hanno messo sulla casa discografica e il giro degli artisti, ma la cosa principale era vendere le radio. Okay. Poi nel tempo tutto ricambiato, per esempio RCA era uno dei grossi produttori di radio, RCA, quindi una grande società di elettronica era. Poi, diciamo, 20 anni fa, 30 anni fa, di RCA si sapeva soltanto che era una casa discografica, perché chiaramente il business delle radio era finito, era rimasto il business della discografia. Poi il tempo è cambiato ancora, tutte le case discografiche in gran parte sono andate in difficoltà e adesso, come dire, di nuovo l'hardware per certi versi ha preso il sopravvento, però è molto, per esempio, che, insomma, quando Apple ha fatto iTunes l'ha fatto per vendere l'hardware di nuovo, cioè è sempre stato questo meccanismo di simbiosi
sistematica. E all'epoca, diciamo, queste prime valvole, radio a valvole, eccetera, venivano realizzate da quelle case tipo RCA, EMI, eccetera, che poi sono diventate note 70-80 anni dopo come casa discografica. Dunque, ok, e torno. Ho perso la pagina, vediamo un po' se... Ok, allora, continuiamo con la cronologia. Questo prende subito molto interesse nell'ambito soprattutto della riproduzione della voce, quindi discografia ma anche telefonia, perché il primo collegamento da costa a costa negli Stati Uniti telefonico è del 1915. Collegamento telefonico. Coast to coast. Abbiamo nel 30 la TV bianco e nero. E nel 50 TV color. Questa è tutta roba fatta a valvole. Con tanti, diciamo, non semplicemente una, con tante valvole. Immaginate, un TV Color aveva qualche centinaio di valvole internamente, i primi TV Color. E chiaramente qui stiamo parlando di date negli Stati Uniti, poi nel resto del mondo chiaramente la cosa arriva dopo. E in Italia la TV bianco e nero praticamente arriva subito dopo rispetto agli Stati Uniti. TV Color, per motivi più che altro politici, arriva anni 70 in Italia, ma semplicemente per motivi politici. Non si voleva inserirla, in parte per difendere i produttori nazionali, in parte per altri motivi, e di fatto poi quando è arrivata i produttori nazionali sono spariti. In pratica... Sì, TV bianco, avevamo degli ottimi produttori di TV bianco e nero, anche con oggetti design molto, molto famosi, però nel resto del mondo stavano già facendo un po' le TV a colori, quindi erano rientrati negli investimenti, sappiamo come farli con alta affidabilità, specialmente i tedeschi erano molto attrezzati, negli anni 70 sono entrati nel mercato italiano facendo fuori praticamente tutti gli italiani. I produttori italiani sono spariti dal mercato della televisione, come è entrata la TV a colori. E questo ci porta lontano questa considerazione. Lasciamo stare e invece andiamo avanti. Dunque, anni 40, sempre per le valvole, il radar. Okay? Anche questa è un'invenzione importante, una applicazione completamente diversa dalle altre, un'applicazione militare. Radar viene sviluppato durante la battaglia d'Inghilterra da un gruppo di scienziati inglesi e americani, praticamente in contemporanea, lavorando in fortissima collaborazione. Avete in mente qual è il concetto di base del radar, no? C'è un trasmettitore, tipicamente a terra, in quei casi in quelle applicazioni a terra, che trasmette un'onda elettromagnetica, la quale investe un aereo che si trova, insomma, a qualche chilometro di distanza e viene parzialmente riflessa verso l'antenna che l'ha trasmessa. Viene raccolto il segnale ricevuto e, guardando il ritardo con cui arriva il segnale ricevuto, si capisce che c'è un oggetto e a quale distanza l'oggetto si trova. D'accordo? Questo è il meccanismo elementare. Onestamente era un meccanismo conosciuto già da 30 anni, 40 anni prima di quando è stato inventato il radar. E perché si dice che è stato inventato negli anni 40? Perché in pratica era inutilizzabile prima. Da tutti i punti di vista la cosa che mancava era un oscillatore
un circuito che fosse in grado di generare un'onda di potenza sufficiente per essere spedita veramente lontano. Questo era il problema. Tutti i giochi che si facevano prima degli anni 40 erano con circuiti che non erano in grado di trasmettere una potenza veramente elevata, per cui avevano una vista corta, no? Potevano soltanto, come dire, rilevare oggetti vicini, troppo vicini per essere utili in ambito militare. In ambito militare uno può rilevare oggetti a centinaia di chilometri di distanza in modo da poter avvertire la popolazione, mandare l'allarme e come dire, sgombrare la città. Ecco, negli anni 40 questo gruppo di inglesi e americani mette a punto il magnetron. Aspettate, lo scrivo meglio. Il magnetron è quello che si chiama un oscillatore di potenza, è un circuito che è in grado di generare una onda elettromagnetica a frequenza elevata in generale, ma anche soprattutto di potenza molto grande. E riescono questi a svilupparlo negli anni 40 e a utilizzarlo proprio in Inghilterra durante la cosiddetta battaglia d'Inghilterra per avvistare gli aerei tedeschi, no? Quindi diciamo riesce a funzionare relativamente bene da subito e insomma ha il suo ruolo nel fatto che gli inglesi abbiano potuto resistere ai tedeschi in quegli anni. Beh, dunque, tutta questa parte dell'elettronica fa parte veramente della storia, perché è elettronica basata a valvole. Ora, se voi guardate qualunque componente elettronico, qualunque attrezzatura elettronica, di valvole ce ne vedete molto poche. Adesso, dove sono le valvole? Insomma, c'è un po' di oggettistica vintage, che ha un po' di valvole, giusto perché sono belle da vedere, no? Queste grosse ampolle di vetro, eccetera. E poi c'è tutto un mercato hi-fi di appassionati che vogliono amplificatori a valvole, musicisti che suonano chitarra elettrica e gli piace il suono dell'amplificatore che dà l'amplificatore a valvole, oppure anche proprio appassionati hi-fi che comprano, insomma, costosissimi amplificatori a valvole. In realtà è veramente una passione. Passione, voglio dire, passioni sono tutte buone. Poi dal punto di vista della qualità del suono, della qualità dell'amplificazione, non c'è niente irrazionale in questo, è veramente passione. Perché cosa è successo nel frattempo? È successo essenzialmente una cosa. Nel 48 l'invenzione del transistore. Allora, quello marca per noi un punto importante dell'elettronica moderna. Il transistore, un primo componente elettronico realizzato a semiconduttore, quindi su un pezzettino all'epoca di germanio, insomma più recentemente si realizzerebbe su un pezzettino di silicio, che svolge più o meno la funzione dell'audion. Ok, la funzione dell'audion può essere utilizzata come amplificatore, diciamo, quello era l'uso iniziale, ed è soltanto che è un pezzettino di silicio, non è un'ampolla di vetro. Cioè, cosa che all'inizio sembra poco interessante, poi dal punto di vista dei costi è enormemente più vantaggiosa. Relativamente subito dopo viene realizzato il primo circuito integrato, quindi non solo un dispositivo ma tutto un circuito realizzato su un pezzo di silicio, e poi nel 68 il primo microprocessore, quindi un circuito che è in grado di effettuare calcoli di una certa complessità, di essere programmato e così via. Questo è il 4004 Intel. Ecco, queste tre cose in sostanza cambiano tutto, perché in pratica il primo transistore del 48, vedete, è rappresentato qua in figura. Quello è una ricostruzione del primo esemplare. È un transistore
a punta, con contatto a punta, e gli inventori sono quei tre: Bardeen, Breton e Shockley. Shockley era il capo del gruppo, era quello seduto, sì, quello seduto nella foto, e tutti e tre erano a quelli che si chiamavano Bell Labs. La Bell Labs era il laboratorio della compagnia Bell, che aveva all'epoca praticamente il monopolio delle comunicazioni telefoniche negli Stati Uniti. Quindi insomma, prendeva un flusso di cassa pazzesco per fornire traffico telefonico a tutti gli Stati Uniti, e usava una parte dei profitti per questo laboratorio di ricerca che era enorme, insomma, alcune migliaia di persone. In New Jersey si trovavano laboratori Bell e si occupavano di, diciamo, di argomenti di base, argomenti molto applicati, argomenti legati sia a computer science, sia all'elettronica, alle telecomunicazioni, alla teoria dell'informazione, eccetera. È stata probabilmente una delle fucine di invenzioni più importanti di quegli anni. Praticamente sono spariti i laboratori Bell adesso, perché insomma è difficile, erano costi che all'epoca Bell poteva sostenere. Poi Bell è stata divisa in 9 compagnie e poi insomma il mondo è cambiato abbastanza. L'invenzione fu veramente importante e fu percepita l'importanza dell'invenzione. Tutti e tre loro hanno preso il premio Nobel nel 1956 insieme. Bardeen, che è quello in piedi con gli occhiali, poi ne ha preso un altro anche 20 anni dopo. Però devo dire che c'è la storia abbastanza curiosa, perché questa invenzione fu importante, percepita come importante da subito. In realtà però transistori funzionavano peggio delle valvole, no? Perché chiaramente sulle valvole c'erano stati 50 anni di investimenti, di attività per migliorarli. I transistori funzionavano peggio, e così che Bell, che aveva il brevetto sull'invenzione, non sapeva che farci, no? Per un po' non riusciva proprio a tirarci soldi fuori, perché in pratica tutti quelli che costruivano apparecchiature elettroniche non consideravano affidabile utilizzare i transistori invece delle valvole. Quando un po' di rischio se lo prese una società giapponese che era piccolina e decise di utilizzarli per fare delle radio a basso costo, no? Era piccina all'epoca, e loro non avevano fatto praticamente niente, cioè un pochino di strumentazione elettronica, e presero per pochissimi soldi il brevetto in licenza perenne, e iniziarono a costruire quelle che si chiamavano radio a transistor, no? Se leggete un libro degli anni 50, anni 60, insomma un film degli anni 60, vedete, si parla di radio a transistor, transistor radio. Ed erano delle radioline che erano essenzialmente AM e usavano come amplificatore del segnale che arrivava dall'antenna un circuitino con un transistore, cioè un singolo transistore dentro. Erano comode perché, non essendoci valvole dentro, si poteva realizzare in modo compatto, tascabile, robusto, costava poco, eccetera. E poi da lì Sony è cresciuta, ha cominciato a fare tante radio a un transistore, poi ha fatto radio più complesse, poi Sony in realtà ha svolto con lo Walkman negli anni 70, quando inventò lo Walkman. Adesso è un po' in difficoltà Sony, se seguite un po' le notizie, adesso Sony sta un po' in forte difficoltà, però insomma è stata un'impresa leggendaria. Dunque Shockley invece praticamente decide che si possono fare tante cose interessanti con i semiconduttori, e trova un po' di finanziatori e va in California e fonda una società che si chiama Shockley Semiconductors, mi pare. E chiaramente non riesce a, lui era un tipo conosciuto come un tipo abbastanza odioso, no? Quindi praticamente va in California, non si riesce a portare dietro nessuno, lui era East Coast, in California non riesce a portarsi dietro nessuno, quindi arriva lì e cerca di reperire localmente, insomma
giovani esperti. E lui, giovani esperti, laureati, insomma, esperti di semiconduttori. Nella zona della California sono due grosse università, tutto sommato abbastanza vicino, c'è Berkeley, Stanford, entro un'ora l'una dall'altra, quindi lui si installa là e comincia con questi soldi a partire. E in effetti tantissimi brevetti nel settore dei dispositivi a semiconduttore sono di Shockley e altri. È importante questa cosa perché questo spostamento di fatto marca l'inizio di Silicon Valley per la parte, beh, prima di elettronica e poi per tutto il resto, perché fino a quel momento non era un posto high-tech. Arriva lui e ci porta, e ci porta questi capitali e questa industria, reperisce più o meno ingegneri localmente, poi dopo un po' tanti di questi se ne vanno e fanno società per conto loro. No? Da lì nasce, da Shockley un gruppetto se ne va e fa Fairchild Semiconductors, alcuni fanno Texas Instruments, e un gruppetto di quelli che esce da Fairchild fonda Intel. Quindi più o meno è tutto quel giro lì. Passaggio importante che fa poi capire veramente quanto possa essere importante l'uso del transistore è quello che dicevo, che vi avevo accennato prima, il circuito integrato. Il circuito integrato è del 58 e che cos'è? In pratica queste due persone, Jack Kilby, che è quello a destra, e Robert Noyce, che è quello a sinistra, capiscono che si può realizzare su un unico pezzo di silicio, un'unica barretta di silicio, non soltanto un componente, ma tutto un circuito, okay? Con un procedimento che si dice fotolitografico, cioè una specie di successive procedure di stampa e sviluppo, no? Lui lo prova a realizzare il primo, vedete questo qua, e questa è la foto proprio del primo. È brutta a vedersi, è proprio una cosa da laboratorio, è un pezzettino di silicio, in realtà proprio questo è quello di Kilby, un minimo esempio, però è una dimostrazione che fa capire si può riuscire a fare tutto senza dover avere una scheda dove si saldano i componenti sopra, ma si può fare tutto su un unico pezzo di silicio. All'epoca Noyce era con Fairchild e Kilby era con Texas Instruments. E si capisce che quella è la via e da quel momento in poi tutta l'elettronica inizia a portarsi su semiconduttore comincia, diciamo, la galoppata dei circuiti integrati, perché i dispositivi si fanno sempre più piccoli, i circuiti integrati si riescono a fare sempre più grandi e quindi si riescono a mettere sempre più componenti su un singolo circuito. No, quello è il momento che fa capire a tutto l'importanza. L'importanza dell'invenzione all'epoca, diciamo, fu un pochino sottovalutata, nel senso che sembrò più o meno un'evoluzione naturale. Tenete presente, come sempre succede, come per tutte le invenzioni, sono decine di gruppi che ci lavorano sopra, decine di persone che hanno più o meno l'idea, che stanno lavorandoci, poi alla fine, diciamo, uno, due lo fanno, prendono il merito per tutti e si va avanti, no? Però era una cosa che era nell'aria da tanto tempo, insomma, questi la fanno, dimostrano che si può fare. Si prende tutto il merito. Kilby prende il Nobel nel 2000 per questa cosa, Noyce era morto nel frattempo, diciamo, quindi non. Il Nobel si dà a viventi, quindi lui non lo prende. E poi ancora, ecco per esempio, una delle prime applicazioni dei circuiti integrati è una calcolatrice da tavolo, diciamo, tascabile un po' troppo, no? Texas Instruments in realtà fa strumenti, ma poi diciamo, il momento in cui diventa una grande società è quando inventa le calcolatrici tascabili, calcolatrici da tavolo, e negli anni 70-80 è il primo produttore di calcolatrici, no? Si chiama Pocketronic, quella è la prima, è del 71, è questo oggetto, ha alcuni circuiti integrati dentro. E se volete è abbastanza
a noi sembra una cosa banale, questo è il primo, è un chilogrammo di peso, quattro operazioni, è 71, non è roba di chissà quanto tempo fa, allora, magari ora voi siete giovani, ma insomma 71, io ero nato per dire, e quando ero piccolo mi ricordo, io sono del 68, quindi mi ricordo la calcolatrice elettronica era una cosa, una classica cosa avveniristica che arriva dagli Stati Uniti, no? Ecco, più o meno. E quattro operazioni faceva, costava $150, ok? Io, giusto per divertimento, $150 del 71 sono tipo $900 di ora, ok? Quattro operazioni. Ecco, uno degli inventori della Pocketronic è Jack Ilby. Dunque, Texas Instruments campa tantissimo con le calcolatrici. E poi nel 69 il microprocessore. Il microprocessore, il primo lo fa Intel, in pratica che cosa fanno? Fanno tutto quello che è necessario per svolgere un programma di calcolo su un unico circuito integrato. In realtà questo processore serviva a fare una calcolatrice tascabile all'inizio, c'è una società giapponese che voleva fare una calcolatrice tascabile, prende contatti con Intel, che all'epoca faceva soltanto memorie. Intel è una società che è nata facendo memorie di RAM e basta, fino a questo periodo qui ha fatto soltanto di RAM. Anche Intel è una storia bellissima, ci sono quattro che scappano da Fairchild, qualcuno viene via da Shockley Semiconductors, trovano un po' di soldi, si installano a Santa Clara e cominciano a fare una fabbrica che realizzi semiconduttori per memorie. A un certo punto gli propongono questa offerta, loro non sono tanto contenti perché dicono vabbè, ma le memorie se ne vendono tante, dei microprocessori quanti ne vuoi vendere? No, una calcolatrice ci sta un microprocessore e 7-8 chip di memoria, conviene molto di più da per la memoria. Ma insomma la cosa la fanno, sono tre, la squadra è fatta da tre, c'è questo Faggin, forse avete sentito perché in Italia è abbastanza conosciuto, è italiano, Federico Faggin, veneto, era il progettista capo dell'hardware, invece Hoff e Messer si occupavano più del layer software, del microprocessore. È un processore con 2000 transistori, 108 kHz di frequenza, un tassello di silicio di 3 mm per 4. Vabbè, da lì parte, no? C'è il 4004, poi c'è il 4008, poi c'è l'8000 qualcosa e poi si va su. Negli anni 80, questo è il 69, il primo, cioè io quando vedo questo penso tanto a quanto sono invecchiato io, perché io ricordo benissimo nell'83 io ebbi il mio primo Commodore 64, aveva un microprocessore 6502 ed aveva, anche quello aveva un paio di migliaia di transistori a bordo, non di più. Quello era già venduto per il mercato consumer, no? Di consumo. Questo era pensato per applicazioni più costose, ma insomma, erano passati, tutto sommato, pochi anni, no? 12 anni erano passati, quindi in realtà eravamo tutto sommato ancora abbastanza agli albori e già era una cosa di cui si parlava, diciamo, comunemente. Mi ricordo molto bene quando andai a vedere lo negozio e tutto il resto. E ecco, Intel che cosa fa? Da quel momento comincia a scommettere sempre di più sui microprocessori e di fatto a un certo punto fa la transizione, abbandona completamente il mercato di RAM e fa soltanto i microprocessori. Ora, in questo momento la transizione è completa, perché per un po' ha fatto memorie, per un bel po' ha continuato a fare memorie Intel, non di RAM, ma le memorie flash. Adesso praticamente ha abbandonato anche quelle, fa soltanto i microprocessori. E ecco, da qui ad allora che cosa è successo? È successo questo, guardate, il processo del 4004, il processo tecnologico, aveva transistori con lunghezza di canale di 10 micron. Okay? Intel adesso, che è, diciamo, società di riferimento per realizzare i microprocessori, cioè quella che ha i processi tecnologici più buoni e introduce per prima processi tecnologici di anno in anno, ha introdotto processo tecnologico con dimensioni di 22 nanometri, okay? Quindi siamo praticamente un fattore 1500 sotto questo. Quindi immaginate 500
per ogni dimensione lineare, 500 in una direzione, 500 nell'altra, 500 per 500 fa 2 milioni e mezzo. Detto bene? No, 250.000. E torna più o meno, perché adesso Intel in un microprocessore fatto da un tassello di silicio di un centimetro per un centimetro ci mette alcuni miliardi di transistori. Okay? Qui ce n'erano 2.000 in 3x4, se moltiplicate 2.000 per 200, 2.000 per 250.000, quanto fa? Fa 500 milioni? Mi dice quello never multiply in public, ma insomma io 2.000 per 250.000 fa 500 milioni, giusto? Se scalate le dimensioni del tassello, questo è 3x4, un tassello un centimetro per un centimetro, si arriva a qualche miliardo, no? Questo è il progresso che c'è stato dagli anni 70 a anni 10, diciamo, nostri. Va bene, no, questo è giusto per fissare i confini di riferimento. Poi chiaramente noi nell'ambito del corso guardiamo le cose di base e ovviamente ci concentriamo su quelle.